classi, c'era la classe operaia, i proletari, diciamo che ci chiamavamo noi, poi la classe media, c'era anche un settore che si chiamava la classe media accomodata e poi l'oligarchia, e quindi il Cile era così, no? E c'era, quello sì, una roba che poteva essere diversa dal resto dell'America Latina, quasi non c'erano analfabeti. Il Cile era un paese che era l'America Latina e quello che produceva più libri di quello che leggeva di più. Siamo in Cile nel 1954, il mio nome è vero è Héctor Roberto Carrasco, chiaramente per situazioni legate alla politica, alla criminalità, soprattutto dopo il colpo di Stato in Cile del 73, ho dovuto usare un nome fittizio che mi serviva per poter realizzare le attività politiche e che in realtà in quel momento, durante la dittatura di Pinochet, erano illegali. Mi chiamano Edoardo Moro Carrasco. Moro in realtà mi verrà da ridere, vuol dire scimmia. Nomignolo è stato messo prima, molto prima del colpo di Stato, quando vendevo murales a Santiago de Chile, ma soprattutto in una marcia realizzata nel 1969 contro la guerra del Vietnam a Santiago, c'era un'antenna, io sono andato su questa antenna e ho piantato su una bandiera del Vietnam e da lì questo nomignolo di scimmia o mono mi è rimasto per tutta la vita. Io sono di una città agricola del centro-sud del Cile, la provincia di Ñuble, Tao Región, quasi 400 km a sud di Santiago. Ho vissuto tutta la mia vita in Cile, in questa città che si chiama San Carlo. Io sono nata nel 1940, nel 1946. Mio papà era un ufficiale di carabinieri e lo spostavano ogni 2-3 anni di paese. Sono cresciuta fino agli 8 anni in tutta la zona della Araucanía, il sud del Cile. Ogni 2 anni, 3 anni lo cambiavano di paese più o meno. Io sono stata 2 anni in collegio, non dalle suore, e dopo, quando io avevo 8 anni, a mio papà gli hanno fatto un trasloco a Valparaíso. Io sono arrivata lì che avevo 8 anni e sono stata a Valparaíso fino ai 22 anni più o meno. Io mi chiamo David Muñoz Gutiérrez, sono nato in provincia di Cautín, in un paesino che si chiama Quitratue, il 5 ottobre del 1949. Da lì abbiamo vissuto con mia famiglia fino a 12 anni. A 12 anni abbiamo emigrato alla capitale del municipio, che sarebbe Gorbea. In realtà sono nato alla politica o all'impegno sociale, diciamo così, molto, molto giovani, come credo la maggior parte dei giovani di quell'epoca, negli anni 69, 70. Io avevo 14 anni quando, in un momento che non aveva niente a vedere con la politica, ma una roba di solidarietà sociale, c'era stato un grande temporale, una catastrofe naturale, e eravamo andati nei quartieri poveri del Cile a dare una mano, a portare coperte, a portare degli alimenti alle famiglie, e mi sono trovato davanti a un bambino piccolo, 3-4 anni, aveva dei questi occhi, me li ricordo ancora, questi occhi neri molto grandi, che mi guardava senza dirmi niente, mi guardava e aveva pantaloncini corti, questo farello atroce, una malettina tutta sporca, tutta rotta, ma soprattutto aveva le scarpe ai piedi, a piedi nudi. E credo che questa immagine, questa figura mi ha dato l'input, diciamo,
perché in qualche maniera io dovevo stare da questa parte, no? Ricata la parte dei, la parte degli ultimi. San Carlo, la mia città, allora aveva neanche 20.000 persone, era una città, una cittadina piccola, no? E anche per la posizione della borghesia a livello nazionale hanno inventato un concetto che si chiamarono las escuelas unificadas. Che cosa significava questo? De che creare una scuola sperimentale era in un solo palazzo, è lo stesso palazzo, con un solo apparato amministrativo e con il corpo insegnante che lavorava nelle diverse licei che erano lì all'interno. Così risparmiavano all'Stato la possibilità di andare a fare un palazzo per il liceo classico, un palazzo per il liceo artistico, un palazzo per le scuole tecniche, un palazzo per il ragionamento, sennò tutti eravamo lì insieme. E noi lì abbiamo studiato. Questo fermento non era solo un fermento che c'era nella testa degli insegnanti, ma anche questo fermento traboccava e andava a toccarci a noi come studenti, perché eravamo, diciamo, una specie di scuola libera dal punto di vista, una scuola laica, con rispetto a tutti coloro, a tutti i credi religiosi dei ragazzi che andavano a studiare lì, e si spingeva perché noi ci organizzassimo, formassimo il sindacato, l'organizzazione studentesca. In Cile una cosa che non si è mai interrotta, entrata alla destra nel periodo della dittatura, no? È stata la grande partecipazione degli studenti nella vita politica, da sempre. Noi abbiamo la segretaria studente di ogni classe, addirittura dell'elementare fino all'università, e poi federazioni, confederazioni. Io ho visto, in Cile si è fatta una manifestazione che ha durato 4 anni, una mobilitazione degli studenti universitari e secondari, della secondaria e delle superiori, che è durata 4 anni senza interruzione. Mio padre pure era militante del Partito Socialista, operaio ferroviario, e mi sono iscritto alla Juventud Socialista, e da lì, da 14-15 anni, ho cominciato la militanza nella Juventud. Prima sono stato delegato della mia classe al centro d'allievi, presidente della mia classe, una volta vicepresidente del centro d'allievi e 2 volte presidente. Sono stato sempre impegnato in queste cose di carattere politico studentesco, diciamo, no? C'era una categoria in Cile che erano chiamati gli allendisti, sono quelli che per 5 volte avevano votato a Salvador Allende. Pertanto gli allendisti erano visti un po' come sognatori e pazzi. Questa era la mia famiglia allendista, ma soprattutto avevo uno zio che era stato del Comitato Centrale della Gioventù Comunista negli anni 45-46, vissuto anche lui in quel periodo una parte delle clandestinità. Mio padre era sempre stato un sindacalista, lui era non a caso un chimico grafico. Mio padre era l'unico chimico grafico cileno, cioè quello che faceva le formule per fare i colori per la stampa. Io in quel momento lì ero militante della Giovenile Comunista di San Carlo e ero il segretario della sezione locale della Giovenile Comunista. A questo punto c'era il blocco che sosteneva a Salvador Allende come candidato alla Repubblica, era il FRAP, Frente Acción Popular. E naturalmente tutti noi siamo andati a lavorare, a far propaganda, a organizzare i comitati per cercare dei voti. Io ho cominciato a far politica intorno ai 16-17 anni con la teologia della liberazione, che è nata in Cile in quegli anni, e quindi io ero nell'Azione Cattolica. In quel periodo l'Azione Cattolica dei licei, delle università, aveva un po' il ruolo di quello che ha qua in Italia l'oratorio, solo che erano, essendo gli anni 60, quegli anni, il Cile era molto politicizzato, c'era un governo democristiano che aveva progettato la riforma agraria con la distribuzione delle terre, anche la trasformazione dell'industria. Aveva un progetto, diciamo, di combattere i monopoli, una serie di cose che non ha fatto. E allora lì è cominciata la protesta tra i giovani che giravano intorno alle parrocchie
dirette dai preti, i preti diciamo che erano di sinistra, erano compagni, perché è coinciso un po' con il periodo della teologia della liberazione. E ricordo la prima volta che noi facevamo la messa di domenica all'università e prima che la chiesa lo permettesse facevamo già il canto folclorico invece del canto gregoriano, delle cose così. La prima volta che il prete ha fatto la comunione col pane e col vino, una signora mi ha portato una tortiglia, un pane così grande, e nessuno di noi ha avuto il coraggio, dei ragazzi che frequentavamo quella parrocchia lì, di fare la comunione col pane, no? E il povero prete si è dovuto mangiare tutto. La tortilla da solo. Mi hanno incaricato di organizzare un congresso straordinario della Juventud Socialista provinciale. Perché questo? Perché tutti i compagni che erano in grado di fare qualche cosa per applicare il programma dell'Unione Popolare in vari organismi o in vari settori erano stati impegnati in questo, capito? E quindi vari compagni del Comitato Regionale dei Giovani Socialisti sono stati impegnati in queste cose qui, quindi è stata una smantellata un po' l'organizzazione della Gioventù Socialista, quindi bisognava rifare questo. Si terminò con un congresso provinciale della Gioventù Socialista e io sono stato nominato segretario dei giovani, in quanto ero la testa più visiva, diciamo, più in vista di quel gruppo di compagni che si è incaricato di fare questo. Sono accorto che comunque da solo non si cambia il mondo, deve appartenere a qualche cosa, a qualche movimento, a quel partito, organizzazione. Attirato sicuramente per i loro programmi, ma soprattutto anche perché c'erano delle belle ragazze. Sono tra la Gioventù Comunista del Cile, lì per questioni magari mie di capacità, sapevo dipingere, sapevo disegnare, insieme a altri 7 pazzi, dico io, avevo creato il primo gruppo muralista. Un gruppo di compagni che erano fondamentalmente provenivano da un'esperienza politica del lavoro alla Federazione Studentesca dell'Università di Concepción, decidono fare un congresso fondazionale di un qualcosa che si trasformasse nel referente rivoluzionario nella società cilena. Questo è il movimento di izquierda rivoluzionaria, un'organizzazione di carattere politico-militare. Cioè dentro dell'organizzazione conviveva una parte politica che erano, diciamo, fondamentalmente la militanza che faceva lavoro politico fuori, naturalmente guardando tutta una serie di misure di sicurezza, nomi falsi, eccetera, eccetera, però d'altra parte c'era anche un'organizzazione che non era conosciuta pubblicamente, che era la parte, diciamo, degli apparati, l'apparato di sicurezza, l'apparato militare, l'apparato di informazione, tutti questi qui. E noi eravamo riusciti in tutto questo processo a infiltrare una parte importante dei partiti politici cileni e anche delle forze armate. Ho occupato l'università, cioè noi abbiamo fatto il nostro 68-66, perché lo abbiamo fatto giusto dopo di Berkeley, quando c'è stata la ribellione negli Stati Uniti, e dopo è seguito il Cile, no? E dopo è arrivato qua il 68-69. Io ho cominciato a fare politica perché lo facevamo tutti. Se a voi vi può capitare di trovarvi in una epoca in cui tutti fanno una determinata cosa, devi fare solo delle scelte interne, no? Collocarsi a destra, a sinistra, nel centro, però tutti facevamo politica, quindi addirittura io ho cominciato a militare in una manifestazione quando qualcuno mi ha messo in mano una bandiera e io avevo la maggioranza degli amici dentro di quel gruppo politico lì, però non mi ero mai decisa a prendere una tessera, no? E a un certo punto uno mi ha preso una bandiera e me l'ha data di portare in manifestazione e sono entrata anche in un partito così. Molti giovani o simpatizzanti o militanti della gioventù, però tutti studenti,
il 90% erano studenti, no? Quindi nei paesi piccoli come il mio, Corbea, che ne avevo altri, tu finivi dal liceo e mentre eri nel liceo eri socialista, ma facevi attività, svolgevi tutto quello che era possibile, ma dopo tu cercavi uno sbocco. Cosa è questo sbocco? Cercare un lavoro. E dove andavi a cercare questo lavoro? Nelle grandi città. Quindi abbandonavi il paese e te ne andavi o a Valdivia o a Concepción o a Santiago o al nord addirittura nelle miniere eccetera eccetera, quindi ognuno cercava la sua strada, giusto? E quindi veniva di nuovo spolpata l'organizzazione, direi, no? Naturalmente, è qualcosa da fare. E allora questo faceva sì che il lavoro fosse molto difficile per la costruzione di un'organizzazione. La prima uscita di questo gruppo di sette è stata fatta sempre in una grande marcia dal Porto Valparaíso a Santiago de Chile, in questa marcia contro la guerra del Vietnam, dove c'erano non soltanto noi che dirigevamo, ma c'erano burattinai, cantanti, attori di teatro, gruppi di balletto, che in ogni città, da Valparaíso a Santiago, ci fermavamo, facevamo delle manifestazioni per parlare con la gente e spiegarle di questa cosa qua della guerra. Però chiaramente capivo che questa cosa del Vietnam era parlare dei problemi di questo paese, di questa guerra dello Zio d'America che aveva comunque invaso questo paese, ma in realtà approfittavamo quel momento per parlare anche dei problemi del paese, del nostro paese, del Cile.